Un saluto a tutti. Proseguiamo con l'ultimo video riguardante i criteri di convergenza assoluta che stiamo raccogliendo in una serie di teoremi. Andiamo a enunciare in questo video due teoremi. Il primo riguardante il criterio detto di Raab, scritto Raabe con due A e B e finale. Andiamo a enunciare il secondo teorema e poi lo andiamo a dimostrare. Poi ne andiamo a enunciare ancora un altro. Cominciamo con l'enunciare il teorema riguardante il criterio di Raab. Il teorema noto come criterio di Raab afferma che se la serie sommatoria per k che va da 1 all'infinito di u con k ha tutti i termini diversi da 0 ed inoltre esiste un numero positivo p tale da aversi per ogni indice k, k per il modulo di u con k fratto con k più 1 meno k più 1 maggiore o uguale di p, allora la serie stessa sarà assolutamente convergente. Se inoltre risulta sempre k valore assoluto di u con k fratto u con k più 1 meno k più 1 minore o uguale di 0, in questo caso la serie sommatoria per k che va da 1 all'infinito di u con k non è assolutamente convergente. Lo andiamo a dimostrare nei due casi. Allora, dimostriamo il teorema noto come criterio di Raabe, che è un altro criterio meno utilizzato, ma comunque viene utilizzato rispetto al criterio della radice del rapporto di Cauchy e D'Alembert, più noti, ma anche il criterio di Raabe rientra appunto nella categoria dei criteri di convergenza assoluta che possono essere utilizzati qualora volessimo evidentemente dimostrare, studiare la convergenza assoluta di una assegnata serie numerica. Noi dobbiamo provare due affermazioni. La prima, dobbiamo provare quindi l'ipotesi, dobbiamo provare che k che moltiplica il valore assoluto del rapporto fra u con k e u con k più 1 meno k più 1 è maggiore o uguale di questo p introdotto numero positivo. La tesi, non la scrivo, ma la scrivo in alto, visto che abbiamo scritto l'ipotesi, la tesi è evidentemente che sommatoria per k che va da 1 all'infinito di u con k converge, in questo caso, se risulta questo, converge assolutamente. Però, d'altronde, stiamo parlando di un criterio di convergenza assoluta. Bene, fatto questo, andiamo a partire dalla nostra ipotesi. Dunque, come possiamo scrivere questo? Beh, intanto, il modulo di un rapporto si può scrivere come il rapporto dei moduli, no? Quindi il modulo di u con k fratto u con k più 1 si può scrivere semplicemente come il valore assoluto di u con k fratto lo stesso valore assoluto di u con k più 1 meno lo sempre k più 1 maggiore o uguale di p. A questo punto possiamo fare un minimo nucleo che evidentemente è u con k più 1 il modulo. Quindi ricordo che noi siamo partiti semplicemente dalla nostra ipotesi. Facendo un minimo nucleo rimane che uk per il modulo di u con k meno k più 1 che moltiplica questo, ovvero il modulo di uk più 1 è maggiore o uguale di questo p che moltiplica evidentemente il modulo di uk più 1 perché abbiamo fatto il minimo comune multiplo. Eccolo qua. Ma questa quantità p per ipotesi è un numero positivo, quell'ipotesi non l'ho scritta ma mi sembra evidente nel enunciato. Questa quantità è positiva, ma allora anche questa è positiva, allora possiamo anche k modulo di un k meno k più 1 che moltiplica il modulo di un k più 1 è positiva e quindi possiamo trasportare questo secondo addendo, il secondo addendo, i due addendi sono separati da un segno meno che è negativo da sinistra a destra, quindi possiamo, abbiamo che k valore assoluto di u con k risulta essere a sua volta maggiore di questo k più 1 valore assoluto di u con k più 1. Guardiamola un attimo questa. Questa non è, se la guardiamo in termini di u con k, questa non è altro di, questa è una u con k e questa chi è? Questa è la sua u con k più 1, k per modulo di un k per modulo di u con k più 1. Cosa esprime questo? Beh, questa esprime la decrescenza di un'accessione. Infatti ricordiamo che se u con k risulta essere maggiore di u con k più 1, per definizione di successione u con k sappiamo è monotona decrescente. Questa è, diciamo, una delle prime definizioni che abbiamo scritto nel capitolo riguardante le successioni numeriche. Quindi possiamo dire che, visto che la nostra con k è k modulo di con k, visto che k modulo di con k è maggiore strettamente di k più 1 modulo di con k più 1, possiamo dire che l'accessione di numeri positivi k valore assoluto di u con k è sicuramente certamente monotona decrescente. Mi sembra che non ci siano dubbi né difficoltà. Ma allora
siamo a tornata crescente per un fondamentale teorema, quello della regolarità sulle successioni. Siamo a tornata crescente, avremo che il limite, in particolare per K che tende all'infinito di K, valore assoluto di con K, sarà evidentemente una successione questa convergente ad L, cioè ammetterà limite L. Allora, visto che parliamo di successione monotona decrescente, maggiore o uguale di 0, allora cosa ne deriva? Ne deriva che la serie somme per K modulo con K, che serie è? Se K modulo con K è maggiore o uguale di 0, allora abbiamo che ne consegue che sommatoria per K che va da 1 all'infinito per K di K modulo di con K, possiamo dire con certezza che è una serie a termini di segno costante, e in particolare è una serie a termini positivi. Siamo d'accordo su questo? Ma allora tutta la sommatoria, detto questo, possiamo dunque dire che la sommatoria di K, facciamo una grafa così distinguiamo, la sommatoria di K, valore assoluto di U con K, meno K più 1, valore assoluto di U con K più 1, questa qui è evidentemente, assolutamente evidente, convergente. E in quanto, perché questa è convergente? Beh, è molto facile questo vederlo. La somma parziale, la somma parziale di questa serie di ordine n, S con n, quanto varrà? Beh, varrà evidentemente U con 1 il modulo, meno, parliamo di S con n, n più 1 che moltiplica il modulo di U con n più 1. E allora, se andiamo a fare il limite per n che è all'infinito di questa S con n, dove S con n è questa qui, no? Se andiamo a fare il limite per n all'infinito, questo limite tenderà al limite modulo di U con 1, che è una costante, meno n, no? E cioè convergerà a che cosa? Ripeto, modulo di U con 1 meno L. Ora, dopo questo, noi cosa abbiamo detto? Torniamo all'ipotesi un attimo. Quindi me la converge, eh? L'ipotesi qual era? Noi siamo partiti dall'ipotesi che K modulo di con K meno, beh, quella l'abbiamo cambiata evidentemente, abbiamo fatto il minimo di modulo, ma l'ipotesi è sempre questa. K più 1 che moltiplica il modulo di K più 1, abbiamo visto che è maggiore o uguale, eravamo arrivati qui, no? P per il modulo stesso di con K più 1. E tutto questo avevamo detto che era positivo, no? Poi grazie a questo abbiamo fatto questa considerazione e siamo arrivati a dire che la successione della somma parziale di quella somma K modulo di U con K meno K più 1 modulo K più 1 converge a U con 1 il modulo meno L. Noi siamo partiti da P, ma se vogliamo esprimere, se la guardiamo questa qui, la guardiamo da destra a sinistra, quindi in termini di questa U con K più 1, possiamo scrivere che modulo di U con K più 1, dove stiamo parlando di questo protagonista qui, se tutto questo è maggiore o uguale di P modulo di U con K più 1, modulo di U con K più 1 sarà evidentemente minore o uguale di questo fratto P. Quindi il modulo di U con K più 1 sarà minore o uguale di K modulo di U con K meno K più 1 modulo di U con K più 1 diviso P. Direi che niente di che. Ora applichiamo, se mettiamo le somme e applichiamo il confronto, P è una costante positiva, eh? Ora, se applichiamo il teorema riguardante il criterio del confronto, quello sulla convergenza assoluta, il secondo, no? Se applichiamo il teorema riguardante la convergenza assoluta, il criterio del confronto, abbiamo che questa qui, abbiamo detto prima, converge a modulo di U1 meno L, quindi è convergente, no? Ma se questa è convergente per il criterio del confronto, convergerà anche somme per K che va da 1 all'infinito del valore assoluto di con K più 1. Ma questa non è altro che questa, chiedo scusa, per K che va da 0 evidentemente, ma
se converge questa k che va da 0 all'infinito di modulo 0 più 1, convergerà anche somma per k che va da 1 all'infinito del valore assoluto di u con k. Ma per il criterio fondamentale della convergenza assoluta, se converge semplicemente la somma per k che va da 1 all'infinito del valore assoluto di u con k, allora avremo che convergerà assolutamente somma per k maggiore o uguale di 1, per non scrivere per k che va da 1 all'infinito, di u con k. E cioè abbiamo provato la prima tesi, quella riguardante l'ipotesi. Proviamo adesso la seconda affermazione. Ora, la seconda affermazione dice che la serie non converge assolutamente se risulta k che moltiplica, quindi l'ipotesi è questa volta, se risulta k che moltiplica, come al solito, u con k fatto con k più 1 in modulo, meno k più 1, se tutto questo risulta essere minore o uguale di 0, la serie sommatoria per k che va da 1 all'infinito di u con k non converge assolutamente. Questa è l'ipotesi, la tesi che somme per k maggiore o uguale di u con k non converge assolutamente, quella è la tesi. Dunque, anche in questo caso, evidentemente sto già pensando a k. Dunque, da qui, come al solito, giochiamo un pochino con l'algebra, cioè, come al solito, scriviamo questo come k valore assoluto di u con k fratto il valore assoluto di u con k più 1 meno k più 1. Ricordo che il valore assoluto del quoziente è pari al quoziente dei valori assoluti, da cui minore uguale a 0, da cui abbiamo che, facendo nuovamente un minimo comune multiplo, otteniamo che k valore assoluto di u con k meno k più 1 valore assoluto di u con k più 1 è questa volta evidentemente minore uguale a 0. Siamo partiti dall'ipotesi, evidentemente, no? Ma da qua, trasportando con il secondo addendo k più 1 modulo k più 1 da sinistra a destra, questo cambierà di segno, otteniamo che k valore assoluto di u con k sarà minore uguale di k più 1 che moltiplica il valore assoluto di u con k più 1. Da cui, dividendo ambo i membri per k, ora otteniamo che il valore assoluto di u con k, ovvero u con k in valore assoluto, in modulo, è minore uguale di k più 1 fratto k, tutto che moltiplica evidentemente il valore assoluto di u con k più 1. Ma adesso guardiamolo bene questo. Per k che va da 1 all'infinito, no? Abbiamo che, nell'ordine 1, allora abbiamo che, guardiamo un attimo, partendo dall'inizio, abbiamo che 1 che moltiplica il modulo di con 1 è minore uguale di 1 più 1 2 su 1 2, quindi 2 modulo di u con 2, a sua volta minore uguale di 3 modulo di con 3. Beh, se partiamo da k, andiamo fino all'infinito, otteniamo una successione di questo tipo, una catena di disuguaglianze di questo tipo, ma in generale minore uguale di che cosa? Evidentemente k modulo di con k, perché se k uguale 1, guardate, se k uguale 2, guardate, e quindi in generale minore uguale di evidentemente k modulo di con k. Ora, da questo notiamo che se u con k modulo è minore uguale di k modulo di con k, possiamo anche scrivere che u con k in valore assoluto sarà allora maggiore uguale di u con 1 in modulo fatto k, no? Ma se introduciamo a questo punto nuovamente le sommatorie, notiamo come questa qui non è altro che la serie armonica per definizione divergente, dove vedete che l'esponente di k è 1. Somma per k che va da 1 all'infinito di u con 1 in modulo su k, portando fuori u con 1 in modulo che è una costante, 1 su k è una sommatoria, è una serie armonica divergente per definizione, si chiama proprio serie armonica. Allora, applicando nuovamente il criterio del confronto, quello relativo alla convergenza assoluta, troviamo che in questo caso questa non converge, perché non converge questa, diverge questa, diverge questa. Allora abbiamo dimostrato che in questo caso la sommatoria per k maggiore o uguale di 1 di u con k non converge assolutamente, e quindi il teorema ha dimostrato, come nel caso del criterio della radice e del criterio del rapporto, avete visto, ho enunciato subito dopo i due teoremi
due corollari che erano altri due teoremi dove c'è l'utilizzo del limite. Anche in questo caso, nel caso del teorema riguardante il criterio di Rabe, c'è un teorema analogo al criterio di Rabe che prevede l'utilizzo del limite. Lo andiamo a enunciare e a dimostrare. Il teorema afferma che se la serie sommatoria per k che va da 1 all'infinito di u con k ha tutti i termini diversi da 0 ed esiste il limite per k che tende all'infinito di k che moltiplica valore assoluto di u con k fratto con k più 1 meno 1, e questo limite è pari a L, con L che appartiene all'intervallo 0 più infinito, con 0 che è un valore incluso, avremo che se L è maggiore di 1, allora la serie è assolutamente convergente. Se L è minore di 1, la serie non è assolutamente convergente. Se L è uguale a 1, come al solito, nulla si può affermare a priori. Anche questo lo andiamo a dimostrare. Allora, anche qui seguiamo la strada che abbiamo seguito per quanto riguarda i corollari del teorema riguardante il criterio della radice e quello riguardante il criterio del rapporto, cioè cerchiamo di rifarci sostanzialmente al teorema enunciato e dimostrato, ovvero il criterio appunto di Rabe che abbiamo visto poco fa. Dunque, l'ipotesi di questo teorema è che esiste il limite per k, quindi per k che entra all'infinito di k che moltiplica questo prodotto, ovvero il valore assoluto di questo quoziente u con k fratto con k più 1, naturalmente meno 1, e questo limite viene pari a L, naturalmente abbiamo visto comunque preso L, c'è scritto nel teorema, appartenente all'intervallo 0 più infinito con 0 incluso, evidentemente, quindi L è maggiore o uguale di 0 sostanzialmente, no? Bene, come al solito introduciamo. Allora, la seconda ipotesi è che stiamo supponendo che L sia maggiore di 1. Dunque, se L è maggiore di 1, fissato un valore P, P positivo, quindi 0, minore di P, minore evidentemente di L meno 1, perché L evidentemente è maggiore di 1, allora risulterà definitivamente che K, che moltiplica il valore assoluto di questo rapporto u con k su u con k più 1 tutto quanto meno 1, no? No, è sicuramente maggiore di p più 1. P, ricordo, è un fissato numero positivo. Ma da questo segue che andiamo a moltiplicare k per scegliamo la parentesi, no? K che moltiplica modulo di u con k fratto u con k più 1 quanto, no? Lo riscriviamo, va? Perché altrimenti quell'apice lì sembrerebbe, ho sciolto la parentesi, no? Quindi k modulo di u con k fratto u con k più 1 k per meno 1 e meno k, tutto questo è maggiore di p più 1. Ora trasportiamo questo 1 da destra a sinistra, quindi evidentemente se trasportiamo 1 da destra a sinistra cambia di segno, diventa meno 1, quindi abbiamo un k che moltiplica il modulo di con k fratto con k più 1 meno k meno 1 maggiore di p, no? Ma lì possiamo raccogliere qui un meno a fattore comune per ottenere un k valore assoluto di u con k su con k più 1 meno k più 1 tutto quanto maggiore di p. Ma se qui aggiungiamo 1 e togliamo 1, cosa abbiamo ottenuto? Beh, abbiamo ottenuto proprio una quantità certamente maggiore di 0. Ma questo ci fa ricadere nel teorema precedente, quello riguardante il criterio di Rabe, perché se risulta questo, se questo è maggiore di 0, abbiamo che evidentemente la serie somme per k che vanno all'infinito di u con k per il criterio precedente convergerà assolutamente, nell'ipotesi che L evidentemente sia maggiore di 1. Vediamo allora cosa succede se L è minore di 1. Naturalmente ricordo che se L è uguale a 1, come nelle casistiche precedenti, nulla si può affermare a priori. Ora, se L è minore di 1, sempre fissato un p, in questo caso abbiamo che se L è minore di 1 avremo che dobbiamo considerare il caso che L meno 1 è in questo caso negativo, quindi in pratica attenzione che se L è minore di 1
fissiamo P, P è sempre un numero positivo, ma evidentemente P questa volta è compreso fra 0, ma attenzione, 1 meno L, perché 1 meno L, lo ricordo, è positivo quando L meno 1 è negativo, infatti quando L è minore di 1. Quindi in questo caso avremo che K che moltiplica il modulo di U con K fratto U con K più 1, quindi se vale questo si avrà definitivamente che K che moltiplica il modulo di U con K fratto K più 1 meno 1, in questo caso risulta essere minore evidentemente di 1 meno P questa volta, no? Ma come al solito, se andiamo a moltiplicare qui e trasportare l'1 da destra a sinistra, avremo che K che moltiplica U con K fratto U con K più 1 meno K meno 1 minore di meno P, va bene? Ma qui raccogliamo un meno, ha fatto il comune, cancello sopra evidentemente perché per motivi di spazio. Voi intanto se avete problemi guardate indietro. K modulo di U con K fratto con K più 1 modulo di U con K fratto con K più 1 meno, vedete di nuovo, guardate cosa arriviamo, tutto questo. Ora attenzione, adesso tutto questo come lo possiamo scrivere? Lo possiamo scrivere come minore e nuovamente cosa facciamo? Aggiungiamo e togliamo 1 meno P meno 1, vedete? Ma tutto questo chi è? Meno P minore di 0, cioè vuol dire P maggiore di 0. Ma allora, se guardiamo l'ultimo, il primo e l'ultimo membro, K modulo di K più 1, K modulo di con K fatto con K più 1 meno K più 1, quando è minore di 0, questa è la seconda affermazione del criterio di Raab, che ci dice che se vale questo, la sommatoria per K che va da un infinito di U con K è, non converge assolutamente. E pertanto abbiamo provato anche questo corollario, questo secondo teorema, che è sempre comunque derivante dal criterio di Raab. I criteri di convergenza assoluta sono finiti qui. Nel prossimo video, nei prossimi video, inizieremo a... abbiamo quasi concluso ormai con le serie, perché abbiamo snocciolato quasi tutto. Parleremo però, prima di introdurre i criteri di convergenza non assoluta, quindi prima di parlare, cominceremo a parlare di, dal prossimo video in poi, di altri criteri che appunto sono di convergenza non assoluta, e a cominciare dal cosiddetto criterio che vi ho già accennato del confronto asintotico, che andiamo a enunciare e a dimostrare. Questo sarà il tema del prossimo, sarà il titolo del prossimo video, che non dovete perdervi, perché se state seguendo questa playlist, questo capitolo, il prossimo video riguarderà il criterio del confronto asintotico. Vi saluto e vi abbraccio, ciao!